Nell'episodio precedente abbiamo concluso il girone di Champions, siamo arrivati primi e dunque qualificazione raggiunta. Qualche giorno dopo però c'è stata una brutta notizia che ha invaso la nostra società, ben due giocatori hanno chiesto di ritornare nelle loro squadre, quindi il loro prestito termina qui, dobbiamo ufficialmente riprendere qualche giocatore sul mercato per coprire i ruoli. Ciao ragazzi, eccoci ritornati, episodio numero 6 della carriera allenatore con l'Inter. Vi ringrazio perché vi sta piacendo tanto, tantissimi commenti, tanti mi piace, vorrei che foste sempre di più, quindi vi consiglio di condividerla con i vostri amici, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi se siete nuovi. Lasciate tantissimi mi piace e possiamo ufficialmente riprendere con la nostra carriera. Ci siamo lasciati con questa schermata in cui Audero e Arnautovic hanno chiesto di tornare nelle loro società di origine, quindi rispettivamente Bologna e Sampdoria. Questo perché? Molto probabilmente perché non sono stati impiegati molto, quindi dobbiamo ricoprire due ruoli che al momento sono scoperti. Siamo in pieno mercato di trasferimenti, quindi è il periodo perfetto per andare a sistemare la rosa e visto che ci sono vi mostro anche il calendario, così vediamo che partite giocheremo insieme in questo episodio. Sicuramente la finale di Supercoppa contro il Napoli, poi simuleremo tutte le partite fino ad arrivare in Coppa Italia perché c'è il nostro esordio, quindi andremo a giocare sicuramente questa. Simuleremo poi con la Fiorentina per andare a giocare poi con la Juventus in casa. Qualcuno di voi nei commenti mi ha consigliato, visto che abbiamo davvero tantissimi giocatori in prestito, di andare a richiamare un portiere che possa tra virgolette sostituire Audero, anche se sappiamo benissimo che Sommer è insostituibile. A prescindere dall'overall poco importa, Radu era un 79 sicuramente ottimo, però ci serve un secondo portiere e qualcuno di voi mi ha consigliato proprio Stankovic. Perché? Perché alla Sampdoria lui sta giocando in questo momento ed è proprio alla Sampdoria che Audero è ritornato, quindi può molto probabilmente non giocare più. Ha senso? Sì. L'altro è Radu che è un 73, ma ok che è più forte, non ho dei bei ricordi nei suoi confronti, quindi vado su Stankovic che richiamo dal prestito e dunque per 70.000 euro circa torna all'Inter e ricoprerà il ruolo di secondo portiere. Abbiamo a disposizione ben 20 milioni, quindi secondo me il budget c'è, quindi potremmo anche andare a prendere una quarta punta non male. Ecco i giocatori che ho opzionato come papabili da andare a acquistare, quindi ricoprire il ruolo di Arnautovic: Girasi e Tell, li ricordate perché erano già nella lista estiva. Girasi che ha un valore anche tutto sommato fattibile, come vedete è un giocatore 27enne con 77 di overall e indicativamente intorno ai 12-11 milioni si può andare ad acquistare. Per Tell invece c'è un ragionamento diverso da fare, il suo valore è di 5 milioni circa, però è un 18enne con 72 di overall, sicuramente è un grandissimo prospetto, però momentaneamente non mi sento di doverlo aspettare, ho bisogno di gente già pronta. Poi c'è Martial ragazzi, giocatore veramente pazzesco, lo conosciamo tutti, non un titolarissimo dello United ma è un nome che è stato accostato per molti anni anche all'Inter in real life, quindi mi piace. E qual è la sua caratteristica? Oltre ad avere un overall comunque alto di 80, è un 28enne ed è in scadenza ragazzi di contratto, guardate, possiamo direttamente offrirgli un contratto a questo giocatore, quindi fatemi sapere ragazzi se ha senso acquistarlo, anche se non arriverà naturalmente in questa finestra di mercato bensì in quella estiva, quindi purtroppo non sarà disponibile adesso. A questo punto mi pare Girasi quello più fattibile e papabile sia per la qualità del giocatore sia per il nostro budget, quindi andiamo a trattare magari intorno ai 11 milioni circa, riusciamo a portarlo a casa, vamos. Voi fatemi comunque sapere per Martial se ha senso comunque prenderlo, è un giocatore che può essere importante per la prossima stagione, fatemelo sapere, tanto possiamo acquistarlo anche extra. Comunque andiamo ad offrire, proviamo 11 milioni, dai, 11 milioni per Girasi, vediamo cosa ci dicono loro. No, sono fissi sulla loro proposta da 15, proviamo con 12 e mezzo, alziamo un po'. Il loro allenatore o direttore sportivo, no, l'allenatore in questo caso non ha il braccio, scusate, non ha il corpo, non ha niente, guardate,
Vabbè, proviamo con 13 e troviamo un accordo. Perfetto ragazzi, dai, una cifra più che onesta. Ok, proviamo a proporgli lo stipendio. Qui lui non è che si schioda molto dalla sua cifra. Va bene, l'accettiamo, dai, non è un problema. Abbiamo la disponibilità per portarci a casa Guirassy, che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Welcome! Ecco qui i nostri due nuovi acquisti, Stankovic che portiamo sicuramente in panca, Guirassy lo lasciamo momentaneamente qua. Direi che hanno più importanza forse altri ruoli in questo momento, quindi mi sento di dover portare più due centrali piuttosto che due attaccanti. Va bene, eventualmente poi in base un po' alle partite e al turnover valuto. Tutto pronto ragazzi, finale di Supercoppa Italiana Inter-Napoli. Questa è la formazione che ho scelto, i giocatori sono pronti, noi siamo carichi, andiamo dentro con la partita e incrociamo le dita. Partita valida per il primo trofeo della stagione, papabile trofeo naturalmente, si comincia. Vai ragazzi, forza! Bravissimo Militao, che chiusura, tra l'altro che neve ragazzi. Non so dove stiamo giocando, però probabilmente in campo neutro, immagino di sì. È davvero innevatissimo. Occhio la palla persa in uscita, proprio Osimhen, no, Sommer ha failato l'uscita clamorosa. 1-0, neanche a dirlo, proprio lui, Victor Osimhen, porta in vantaggio il Napoli. Ma che errore. Occhio ancora al Napoli, non ci credo. Non ho parole, lo bocca, 2-0, ma non siamo scesi in campo ragazzi, guardate qua. Purtroppo manda al bar il buon Pavard, poi bastoni clamorosamente in scivolata, non la prende. Bravo Nico, dai Nico che c'è il tempo per l'ultima azione. Vai Turam, non ci voglio credere, all'ultimo secondo. Mi sa che non l'hanno presa bene ragazzi, quel pareggio all'ultimo minuto, il 4-4 in campionato. Sono scesi molto molto più carichi di noi. La palla, vai Dima, ti prego. Ok, guarda Turam che ha fatto il movimento, sì, sei più veloce. Vai Turam, ti prego, chiudila! 2-1, minuto 60. Calmi, calmi, calmi. Il tempo c'è ragazzi. Che contropiede incredibile, ma sempre lui ragazzi. Turam, che giocatore. C'è bisogno di forze fresche ragazzi, quindi mettiamo Carlos Augusto. E a questo punto vi direi anche Mkhitaryan al posto di Frattesi. Pavard è stanco, però dai, cambiamolo per Buongiorno, dai, ci credo. Facciamo questi tre cambi e speriamo di pareggiare. Poi eventualmente per i supplementari ci penseremo dopo. Occhio a Kvara, occhio a Kvara. Madonna Gesù santo. E possiamo ripartire con Turam. Vai Turam. Vediamo Lauti se lo serve di nuovo. Il lancio è buono, sponda là dietro. Sì, perfetta, vai Nico. Vai Nico tu. Ancora per Turam, Turam, la finta di tiro, Turam, no, mi ha murato all'ultimo secondo, non ho parole. Occhio al Napoli, il contropiede, no, è rimasta lì, non ci credo che si è mangiato, ma è finita qua la partita ragazzi. Non ci voglio credere, perdiamo questo primo trofeo in finale con il Napoli. Loro hanno giocato sicuramente meglio al primo tempo, nel secondo forse meglio noi, ma non è bastato, quindi non ci credo, abbiamo perso il nostro trofeo. La prima coppa a disposizione la vince il Napoli. Dimentichiamo al più presto questa sconfitta, perché abbiamo giocato secondo me soltanto un tempo e non è bastato, non è bastato. Comunque arriviamo alla partita con il nostro avversario di Coppa Italia, che andremo a scoprire insieme. Quindi simuliamo tutte queste, vediamo quali sono i risultati e poi vediamo anche chi sarà il nostro avversario nell'esordio in Coppa Italia. Ecco i risultati delle nostre simulate: 3-2 con l'Hellas, 2-2 con il Monza, altra vittoria in campo nemico, quindi quello del Genoa al Marassi, pareggio con l'Atalanta, e la partita invece di Coppa Italia che dovremo andare a disputare è proprio contro l'Hellas. Quindi facciamo la prima partita, il nostro esordio ufficiale in Coppa Italia, lo giocheremo e faremo anche magari un po' di turnover, vediamo, e speriamo di portarla a casa. Turnover quasi completo con Guirassy alla sua prima partita da titolare, tantissimi giocatori, anche Stankovic in porta, portiere delle coppe, dai, l'ho consacrato così. Bravo Carlos, entra in aria, guarda che c'è, Mobile è rimasta lì, Barellone il tiro da fuori, ancora buona con Guirassy, uff. Bravo Bar a recuperarla al limite dell'area. Ancora Barella, vediamo in mezzo. C'è Beyeder di testa. Ma perché sei andato di testa, che sei alto 1,10 m? Vai Bare, bellissima la palla per Nico. Guarda il centro che c'è Beyeder. Bissam, Beyeder 1-0, chiude un'azione perfetta di contropiede, l'abbiamo recuperata, poi dopo l'abbiamo anche gista alla grande. Nico dentro per Wissam,
Ed ecco qua il gol del 1-0. Occhio all'Hellas al limite dell'area, al tiro! Stankovic ci mette una pezza. Buongiorno, buonasera e a dopo. Ancora Wissam, aspetta la sovrapposizione di Klassen. Eccolo, vai Klassen, allarga tutto. Bella palla per Carlos Augusto, vediamo se ci arriva il numero di Carlos Augusto. Va sul fondo, no, che cross un po' sbilenco. Tao capisce tutto. E ancora Wissam in possesso palla, che è un autore di una partita incredibile. Vede Nico, guarda Nico, corri, guarda che al centro ci siamo, ci siamo. Girassi, non ci arriva, arriva Klassen, lo stop e il tiro incredibile, voleva fare l'Eurogol. Vai Klassen, eccolo il movimento di Girassi, e tu per tu col portiere. Girassi carica al sinistro, mamma mia che gol all'esordio. Girassi si presenta così, fa anche rima. Il mancino ad incrociare è imprendibile per l'estremo difensore dell'Hellas. 2-0, forse una delle ultime azioni, vediamo se riusciamo a fare il 3-0. Ancora Girassi, chiama in causa Beyeder che gira tutto, vediamo se vede Nico. Mamma che palla, vai ancora, vai Nico, in mezzo c'è l'altro Nico. No, cosa ha preso? Ma che cos'è? Triplice fischio, portiamo a casa il primo turno di Coppa Italia. Bellissima prestazione dei nostri, ok, con un avversario non incredibile, però con tutte le seconde linee, tanta roba. La situazione in campionato è questa, stiamo facendo un campionato un po' difficile, siamo a 42 punti contro il Milan che ha 51, ben 9 punti di differenza tra il primo posto e il quinto in cui noi stiamo, però siamo davvero a un passo anche dal secondo, diciamo che è molto vicina alla classifica a parte dalla zona Europa, come vedete Roma e Bergamo. E dal primo posto il Milan si è preso un buon vantaggio. Simuliamo adesso la partita con la Fiorentina per andare a giocare invece quella contro la Juventus. Quindi andiamo direttamente lì. Vinta per 2-3 la partita allo stadio della Viola, quindi all'Artemio Franchi. 3 punti importantissimi. Adesso dobbiamo confermarci, perché all'andata vi ricordo che proprio la Juve ci ha battuto all'ultimo secondo. Quindi vendetta vera, non finirò, no, non era così. La vendetta o un piatto che va servito freddo. Entrambe a 45 punti, la sfida dell'anno è pronto, il derby d'Italia è qui. Vamo', tutto pronto, inizia il derby d'Italia. La formazione è naturalmente la titolarissima e a sto giro non mi fregherete. Chiama in causa Thuram, che lo serve di nuovo. Lautaro supera Bremer, Lautaro! Subito Szczęsny blocca l'offensiva dell'Inter con questa bella parata, però subito pericolosi, eh. Occhio ad Arkadiusz, subito. Vabbè, ma è incredibile, figa. Ma perché loro sempre al primo tiro e io al primo, al secondo, al terzo, al quarto me le parano sempre? Ripartiamo, vai Nico, ripartiamo. Guarda Thuram, eccolo. Aspettami, te la... guarda, mi è andata benissimo. Vai Lauti, ti prego. Vai Lautaro, fallo! Il Toro pareggia al minuto 16, 1-1. Qua mi è andata bene perché era in fuorigioco Nico Williams, ma la palla in un modo o nell'altro mi è tornato, quindi il fuorigioco non è stato sanzionato. Il Toro fa le corna ed è 1-1. Vai Thuram, aspetta Nico che arriva, eccolo qua. Vai Nico, vai che lo mangi, lo superi. Eccolo 1-2, Thuram rientra sul sinistro, ancora Thuram, supera i suoi marcatori, Thuram lo prova, ma è incredibile, ma per lui è uguale, destro, sinistro, che gol ha fatto Thuram, lascia sul posto due suoi marcatori, se l'appoggia sul sinistro e fa una rete, incredibile, guardate qua, non può nulla Szczęsny, buca l'incrocio dei pali, 2-1 l'abbiamo rimontata. Lancio lungo di Nico, vediamo se sbaglia, sì la difesa è andata in palla, c'è ancora Thuram che è veramente un treno ragazzi, infermabile, la finta di cross, la palla dentro, per Lautaro, no, cosa m'ha preso Szczęsny, occhio a Barella, che buono, vuole provare a imitare Thuram, ce la fa il tiro, non ho parole. Cosa si è mangiato Barella? Ma perché ha tirato col mancino, col destro? Ha voluto imitare Thuram in tutti i sensi. Ma lì dovevi fare il tiro più semplice della vita col destro. Occhio alla Juve che si fa sempre più pericolosa. In area dobbiamo stare attenti. No! Madonna però. Ragazzi, che rischi. Bella palla. Sono entrate le forze fresche adesso. Beyeder aspetta il movimento. Non so di chi è. Barella per Thuram. No!
Dobbiamo chiuderla, ragazzi! Arbitro, fischia, ti prego, è quasi finita! Mandalo meglio a Dernico, mamma mia, pallone d'oro! Tieni da qua, anzi no, mettila, che al centro! Non c'è nessuno, è finita, arbitro, fischia! Ti prego, sì! Sì, portiamo a casa il derby d'Italia! La vendetta è un piatto che va servito freddo. E così è stato. Ci portiamo a casa i 3 punti. Bravi ragazzi. Adesso è il momento della Roma, perché la affronteremo sia in Coppa Italia che in campionato. Io vorrei simulare una delle due. A questo punto darei importanza magari al quarto di finale di Coppa Italia. Quindi giochiamo questa, simuliamo quella per la Serie A, per il campionato. E poi ci salutiamo, perché nel prossimo episodio entreremo ufficialmente in Champions League, nel focus, nella mentalità europea, perché è il momento dell'ottavo di finale proprio contro Atletico Madrid, che ci è stato sorteggiato. Vai Ticus, guarda che c'è il toro, eccolo, Lauti, la finta, Lauti, la porta sul destro, subito, al terzo minuto, 1-0 dei nostri. Mamma che partenza ragazzi, siamo carichi, a San Siro siamo carichi. Bella la palla, ancora per Thuram, guarda che c'è la doppia soluzione, la prima è... era Lautaro, che però ci arriva, mamma mia, mette giù una palla incredibile. Ancora Lauti, se la porta sul suo piede debole. Ancora Çalhanoğlu, vince il rimpallo, no. Bravo Nico, la palla per Lauti, il tiro, no. Rui Patricio, vicinissimi al 2-0. Mamma mia Pavard, Benjamin l'interista, che chiusura. E adesso ripartiamo con Thuram, vediamo se mette il turbo. È partito Thuram, non lo fermate, non lo fermerete. Thuram la mette sul destro, ancora Rui Patricio, incredibile. Vede Barella, al limite dell'area, Barella, il tiro a giro, no! La traversa, ma è stregata ragazzi, è stregata sta porta. Vai Dima, aiutateci, sono da solo. Eccolo qua Lauti, bella la palla per Thuram, vai Thuram, contro lui Patricio, ma è un fenomeno ragazzi, ma per lui è uguale, tirare di destra e di sinistra, ma che gol, ma poi me li fa tutti di mancino. Thuram, il gol di Ticus, vamos. Bella la palla, vai Lauti, ancora lui il toro, se la porta sul destro, guarda che c'è Barella, Nicolino, 3-0 al minuto 68, mamma mia come giochiamo. E adesso l'Inter è entrata in forma, e io anche ci ho preso gusto, soprattutto ho preso un po' di confidenza con questi comandi e con questo gioco nuovo, vamos. Guarda di là, bellissima, Quadrado, è entrato a ballare, il ballo del Quadrado, il tiro, no! Figa che stava combinando Quadrado. La palla dentro per il toro. Dai che c'è l'assist di Francesco. Ah Cerbi per Lauti che la chiude qua. 4-0, fa il cuore il toro. E finisce qua ufficialmente la partita, perché davvero potevamo fare 1000 gol al primo tempo. Ci siamo rifatti nel secondo e siamo stati grandissimi. Fischia arbitro ed è finita. 4-0. Siamo ufficialmente in semifinale. Bravi tutti. Che partita. Seconda partita con la Roma, adesso andremo naturalmente a simularla perché si tratta di campionato e ho voluto dare più importanza a questa. Vediamo come va a finire, i giocatori miei si sono abbastanza ripresi, cambierei solo Pavard che lo vedo un po' stanco. Mettiamo buongiorno e buonasera, andiamo a simulare veloce, speriamo bene, dai vi prego. Sì, 4-2 ragazzi, ormai siamo on fire davvero alla grande. Vediamo adesso il calendario così ci salutiamo e valutiamo anche cosa fare nel prossimo episodio. Sicuramente il match contro l'Atletico di Madrid, quindi per l'andata degli ottavi di Champions. Poi simuleremo le 2 partite in campionato, anzi le 3, anche quella col Genoa. Giocheremo sempre il turno di Champions e poi avremo sicuramente il Napoli e l'ultima partita, attenzione, la semifinale di Coppa Italia con la Juve. Quindi episodio pazzesco che non potete perdervi. Continuate a seguire la nostra carriera che sta andando alla grande. Mi sto divertendo tantissimo e spero anche voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Consigliatemi qua sotto con tutto ciò che volete. Potete farlo benissimo, visto che c'è la sezione commenti ed è fatta apposta. Iscrivetevi se siete nuovi. Condividete il video. Seguitemi anche sul mio profilo Instagram Dav93, che trovate in descrizione. E che dire, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Inter. Ciao ragazzi.